Rimettete subito le armi nella fondina. Chi va là? Fatevi vedere. Piano, niente movimenti bruschi. Che mi venisse... E Barbon! Ehi, ragazzi, sarà meglio perquisirli, questi due. Allora, vecchia spugna, cosa porti questa volta? E chi è questo ragazzo? Ascolta, capo, sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Ma certo, andiamo a fare due chiacchiere. Tu tieni d'occhio il ragazzo. E ciao ragazzuoli, benvenuti o bentornati qui nel mio canale, io sono Rick. Sì, non mi muovo, tranquillo. Io sono Rick, eccoci qui con Metro 2033 Redux. Posso? Scusate. Dico a te, resta dove ok, sei. Ok. Ok, questi due possono passare. Benvenuti al mercato. Appunto, dov'è? Appunto uno, ok. Sì, non sei mai giunto fin qui senza Barbo. Non sarei mai giunto fin qui senza Barbon. Lui sa muoversi in qualunque contesto e conosce tutti. Certo, come sospettavo, Barbon ha qualche vecchia ruggine con la gente del posto, ma sembra essere riuscito ad appianare le divergenze. E questo non mi sorprende, considerato che la Prospect Mira appartiene all'Ansa, un'unione mercantile delle stazioni della linea d'anello, il più ricco tra gli stati della Metro. I cittadini dell'Ansa devono la propria ricchezza al commercio con gli altri stati e le stazioni libere, per cui si preoccupano soprattutto del profitto, comprensibilmente. Immagino che Barbon avesse tradito la loro fiducia e che ora si sia impegnato a ripagarli con gli interessi. C'è solo un inconveniente: meglio avere un debito con il demonio che con l'Ansa, recita il detto. Non sarà uno scherzo per lui restituire quanto dovuto. Ok. Diamoci una mossa. O preferisci goderti ancora un po' la loro compagnia? No. Ehi, non parlarmi con quel tono. Andiamo un po' in giro qui, vediamo un po' che cosa ci prospetta questo ridente posto. Siamo nella merda fino al collo. Ecco, appunto. Non ho i soldi per saldare il mio debito con quei tizi del carrello. Saremo fortunati se ci permetteranno di spalare merda per il resto dei nostri figli. C'è un treno distrutto dalle fiamme. Quando l'ho visto anni fa... Beh, dall'Ansa non possiamo andare. Ascolta, eccoti delle cartucce. Va a procurarti un paio di filtri, ok? Ho un'idea. Devo andare a parlare con una persona. Possiamo vederci al bar o da qualche altra parte, come preferisci. Beh, vai. Hai circa 5 minuti. Oh, andiamo a prenderci queste... Questi filtri. Sì? Che c'è? Vabbè, andiamo. Se qualcuno mi sente, risponda, per favore. Qui in Mosca, stazione sotterranea del mercato. Ti dico che quella Tania ci sta. Passo delle segnali. Qualcuno mi sente? Rispondete, per favore. Prendiamoci. Cosa qua? Captai una trasmissione dall'equipaggio superstite di Ucidon. Al momento dell'esplosione. Meglio non fissare la gente perché ho visto che è un po' suscettibile. Vi va di bere un boccetto? Cosa festeggiamo? Di nuovo la festa dell'autista? Mio figlio ha detto la sua prima parola. Congratulazioni! E cosa ha detto? Mamma o papà? L'una nell'altra. Regala un colpo di classe alla tua umile dimora! Se mi dai una pallottola, vieni, ti racconto la storia dei cacciatori. Non ne ho, la mamma non me le dà. Raccontamela gratis. Ho troppa fame. Non sono dell'umore adatto per raccontare storie. Quella specie qua di radio ci indica, vedete, il nostro punto di arrivo. Okay. Tanto ci sono sempre maiali, perché ovviamente figurarsi la fonte di sostentamento alla fine. Ora più che mai è cibo animale, proveniente dagli animali. E quale? E che cosa meglio del maiale? Vediamo un altro appunto. Appunto 2. Filtri e ancora filtri. Gli stalker sembrano non parlare d'altro, continuano a ripetere quanto siano diventati rari. Oltre a quelli inutilizzati, infatti scarseggiano anche i filtri di recupero in buono stato. Chi li ripulisce in genere bastardi senza scrupoli
lesina sul carbone e così ti ritrovi a doverli sostituire un attimo dopo averli montati sulla maschera, resta il fatto che per gli stalker i filtri sono più preziosi dei proiettili e non potrebbe essere altrimenti. Per quanto sia possibile muoversi in superficie senza farsi scoprire dai mutanti, non c'è modo di sfuggire all'aria contaminata. Ok. Non ha nulla che sospetto. È vuota e silenziosa. Non ci sono gravazioni, nessun senso della persa. Ma il giorno qualcuno che ha sentito dire che quel posto tranquillo è sicuro. Non troverete tariffe migliori in tutta la metropolitana. Lo vedevo. Ci penserò. Gli stalker dicono che non. Ma non devo andare qua, eh? Di proiettili, non troverete tariffe migliori in tutta. Sarà questa o no? Basta un attimo e non riesci più a distogliere. No, secondo me è il primo soccorso, vediamo come qua. Vuoi? Perché le no? Come vuoi? Questo cosa vende? Vendo! Compro! Munizioni? Ma sì, dove devo andare? Come vuoi? Il trenino, gli altri possono farlo tornare a sé. E dai, mamma! Prima mi ha fatto venire qua. Venite e guardate, provate. Ma era il tipo lì di prima, eh? Settimana scorsa. Ti prego, mamma! Scambio di. Devo andare da questo qua, eh? Ma no, non fa niente questo. Boh, vabbè, io intanto seguo. Vendo! Compro! Hai già un orsacchiotto per giocare. Smettila di sprecare il cibo. Venite, guardate, la provate e comprate. Hanno messo fuori legge la roba. Se la trovano addosso a un mercato, vi confiscano la merce. Chi ha combattuto durante la guerra dice che il nemico non voleva. Beh, mi sono messo d'accordo con un tizio. È un avido bastardo. Ma non possiamo farci nulla. Fantastico. Andiamo allora. La strada la conosci già, credo. Ma io non ho comprato i filtri, ma. Abbiamo un'emergenza. Qualcuno sa in quale galassia ci troviamo? Prendi il mio filtro di riserva. Dobbiamo salire in superficie. Conoscono l'astronomia. Barbon? Come se non lo sapessi. Sgancia i soldi e sparisci. Ho già pagato, Mike. Però non hai pagato me. Ma se non ti interessa passare. Merda. È proprio un piacere fare affari con te. Dai, stavo solo scherzando. Se qualcuno mi sente. Tenetevi pronti, la porta si sta aprendo. Sicuro, comandante? Ai nostri posti, copritemi. Se qualcuno. Quanto odio queste cose. Qui Mosca, stazione sotterranea del mercato. Allora, perché gli ho tirato fuori l'arma io, no? Dai, ma che? Beh, sembra tutto tranquillo. Sì. Sembra tutto a posto. Via! Buona fortuna, grazie. Ragazzi! Dobbiamo svignarcela, e alla svelta! Ok. Me la do sì la mossa, non ti preoccupare. Ok. Quando sbucammo tra le rovine di Mosca, provai paura e dolore. Ma dopo una vita passata sotto terra, notai anche la strana bellezza del cielo buio e del paesaggio congelato. Ecco la città morta con il tuo. Benvenuto a casa, Artyom. Bello. Bello, bello. Le premesse non sono delle migliori, comunque. Fai molta attenzione ora. Devo mettermi. E questo è un cittadino felice. Mi vibra il controller, quindi sì. Ok. Stalker, quei pazzi salgono in superficie quasi ogni giorno in cerca di rottami, munizioni, tutto quello che trovano. Capita di vederne morti e congelati, come pupazzi di neve vestiti di stracci. Bestia. Perlustra la stanza pronto. Potresti trovare un altro deposito. Dove? Spesso ricavano dei nascondigli in superficie per ogni eventualità. Quindi se ti guardi bene attorno non ci mancheranno filtri di ricambio e munizioni di ogni tipo. Questa forse. Cosa c'è qui? Ah, un filtro. Ci farà sicuramente comodo. Sì, non sta molto bene quel tipo, eh? Benissimo. Grazie, amico. Ok, qua intanto c'è. Che è successo?
Ma non c'è niente qua però. No. Ho detto, avevo appena finito di dire che non c'era niente, ho trovato delle cose. Perché dove andiamo? Noi c'è un'aura, una sorta di aura, ma... Bello il rumore della maschera comunque, cioè è fatto davvero bene. La rimasterizzazione secondo me convince, ragazzi. Ho sentito alcuni che hanno giocato anche il gioco originale, hanno detto che effettivamente è più di una rimasterizzazione. Cioè è davvero quasi un gioco nuovo, Metro 2033, e Last Light ovviamente essendo più recente, come dicevo. Sei pronto? Andiamo! Dobbiamo raggiungere il pozzo di ventilazione che useremo per scendere nella stazione arida. Poi ci divideremo e ti darò il mio AK, come promesso. Oh, santo cielo. Eccoli là. Nasconditi, ragazzo. Resta nascosto. Se incontriamo la bestia all'aperto, infilati nel primo buco che trovi. Non mi piace per niente. Li chiamano demoni. Per me sono solo strozzi. Ecco. Ci siamo capiti, no? Ecco la città morta. Benvenuto a casa, Artyom. Ecco appunto. Questa sì che è una botta di culo. No, e dai, come faccio? Dovrai fare il giro, Artyom. Bello. Non mettere i piedi nelle pozze, se vieni contaminato sei fritto. Ecco, a posto. Bene. Vedi quell'edificio coi cancelli? Devi raggiungere un condotto di aleazione nel cortile posteriore. Ti porterà alla stazione arida. Ti aspetterò nell'edificio. Al piano superiore c'è un nascondiglio di legna. Sbrigati e non mangiare la neve gialla. Questa l'ho capita. Andiamo. Oh, che cos'è la... che cacchio è? Oh, oh! Ma porca miseria! Ma che cosa... porca miseria, oh! Sono morto, mi sa. Ah, dai, e come... dove devo andare? Vabbè, ma non so dove devo andare, cioè... vabbè, ok. Ok, ok, va bene. Va bene. Vabbè, era normale, facessi un fail, però... non capivo proprio dove dovevo andare. Ok. Sì, vabbè, ok. Dammi almeno il tempo per vedere. Cioè, vabbè, allora. Cioè, se bisogna giocare così a sto punto. Cioè, non mi lascia nemmeno il tempo di fare niente. Cioè, non capisco dove sia, non capisco... vabbè, vi chiedo scusa ragazzi, ma cioè, spero che abbiate visto anche voi che era impossibile. È impossibile. Adesso provo a sparargli tutto quello che ho, vediamo.
Ok. Ma vi pare possibile? Sono già mezzo morto. Non so dov'è. Ma cioè dai, ma non ci posso credere. Cioè, ma davvero? Ma davvero? Le munizioni, bene, ottimo. Ok, va bene. Va bene, va bene. Terzo fail di fila. Bene. Senza la possibilità nemmeno di capire da che parte devo andare, perché queste cose, ragazzi, mi fanno incacchiare a morte. Ma davvero, ve lo assicuro. Cioè, non... Ok. Dove devo andare? Ok. Non era difficile, ragazzi, ma non avevo neanche il tempo di capire che cosa dovevo fare. Vabbè. Tanto il numero di munizioni era uguale. Ok. Momenti di panico, ragazzi. Porca miseria. Questo è morto subito, sono andato. Non è che non mi vede. Vabbè, andiamo avanti.
Porca miseria, mi hai fatto prendere un colpo. Porca miseria. Mi sono... Vediamo un... Non si può usare il medikit? Dove devo andare? Ah, qua beh, sicuramente. Aspettiamo un secondo. Qui di là, eh? Eh beh, era ovvio. Vabbè. Perché non muori? Via! Ok. Ok. Eccolo lì, appunto. Mamma mia, che brutto che sei. Vai via. Ammappa, oh. Ok, ah, c'è il filtro da sostituire. Beh ragazzi, devo dire che l'atmosfera davvero... Oh, adesso ho altre visioni. Non sarebbe una cattiva idea. Sento quell'altro che piange, che spara intanto. Perché cammino così lentamente? Sembra che in realtà stia correndo. E tu che cacchio sei? Vabbè. Ok. L'atmosfera, ragazzi, ci sono, Devo dire la verità. Le atmosfere sono davvero ottime.
Ma è pieno. Non voglio che mi sgami per qui. Se no. Dove devo andare adesso? Ok. No, Non voglio averci più a che fare con queste bestiacce. Fammi entrare qui, dai. Tanto io, ragazzi, parlo piano perché... Cosa è successo? Cosa cacchio è stato? Era una trappola. Non l'ho proprio vista. Non l'ho proprio vista. Comunque l'atmosfera, ragazzi, devo dire, ripeto, che sono eccezionali. Davvero. Davvero niente male. Horror al punto giusto, ti lasciano con il fiato in sospeso, non sai che cosa c'è. La parte stealth è importante. Andiamo qui. Io parlo anche poco, ragazzi, proprio per farvi apprezzare di più questo genere di giochi. Magari avere uno che sotto continua a parlare fa solo del male, perché vi rovina l'atmosfera, esattamente come in The Last of Us. Questi giochi qui, secondo me, questo è l'importante. Mi hai davvero spaventato. Per fortuna ce l'hai fatta. Pensavo fossi spacciato. Ci siamo quasi, ancora un cortile sulla sinistra. Se così non dovesse essere, ragazzi, e voleste sentirmi parlare di più, fatemelo sapere, anche se insomma io non credo. Poi questi cigoli. Ecco lo stronzo. Dov'è? Muoviamoci. Merda, li senti? Sì che li sento. Torniamo indietro un po'. Io faccio quello che dici tu, ragazza. Cazzo, tu vai a destra. Cosa vuol dire tu vai a destra? Lascio fare tutto lui, ragazzi. Se la cava egregiamente da solo. Andate pure su di lui.
adesso però iniziate ad essere un po' troppi, eh. No, dai, no, 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 Non iniziamo adesso. Non iniziamo adesso. Perché davvero mi incavolo. Eccolo. Scendendo sottoterra, pensai che la mia città era diventata un luogo sconosciuto e ostile. Qui, protetto dalle tenebre della metropolitana, mi sentivo insicuro. Soprattutto quando Barbon disse di avere degli amici alla stazione Arida. Bene ragazzuoli, io direi che per questo gameplay è tutto. Vi chiedo scusa se magari non sono stato brillante nel gioco, ma vabbè, ormai lo sapete. Mi sono un po' inalberato in certi punti perché, vabbè, effettivamente... questi cosi che volano effettivamente sono secondo me un po' troppo forti, danno un po' troppo fastidio. Comunque vabbè, anche questo è il bello di un gioco. Come al solito vi chiedo di lasciare un commento per dirmi la vostra, un mi piace o non mi piace per farmi capire se avete gradito o meno il video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzuoli.